A tutti voi buonasera, bentrovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. C'è un arresto per l'omicidio di Lauretta Toffoli, la 74enne trovata morta dal figlio ieri pomeriggio nel suo appartamento a Udine. L'indiziato è un quarantenne che vive nella stessa palazzina Ater della vittima. La polizia ha arrestato un uomo indiziato dell'assassinio di Lauretta Toffoli, la 74enne originaria di Gruaro, trovata morta ieri nel suo appartamento Ater di Via della Valle a Udine, con diverse ferite da arma da taglio. Si tratta di un cittadino italiano di 40 anni, Vincenzo Paglialonga, residente nello stesso stabile della vittima. Nel pomeriggio erano emersi gravi indizi di colpevolezza a carico dell'uomo, che in tarda serata è stato interrogato in questura alla presenza del difensore di fiducia, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Subito dopo, Paglialonga è stato portato in carcere su disposizione del PM Claudia Finocchiaro. L'uomo era stato arrestato poco prima di mezzogiorno dalle volanti per essere evaso dagli arresti domiciliari. Il corpo di Lauretta Toffoli era stato scoperto a mezzogiorno dal figlio di 42 anni, ma secondo le prime analisi del medico legale, il delitto sarebbe avvenuto diverse ore prima. Ora si tratta di capire i motivi dell'omicidio. Tra le ipotesi avanzate in un primo momento c'era la rapina finita male, dal momento che dall'appartamento sarebbero spariti due televisori e altri oggetti. Sembra dunque abbandonata l'ipotesi che a uccidere la donna sia stato il figlio, che 3 anni fa aveva coltellato la madre ed era stato assolto in quanto incapace di intendere e di volere. Bisogna capire se l'ora dell'omicidio è compatibile con l'evasione dagli arresti domiciliari, lo ha spiegato il difensore del quarantenne fermato per l'omicidio di Via della Valle. L'uomo si è messo a disposizione del PM per i prossimi giorni. Ci sono alcuni indizi, ma non sono ancora decisivi. In particolare, bisogna capire se l'ora dell'omicidio è compatibile con quella dell'evasione dai domiciliari. A parlare l'avvocato Pier Giorgio Bertoli, difensore di Vincenzo Paglialonga, il quarantenne fermato per l'omicidio della vicina di casa, Lauretta Toffoli. L'indiziato, stando al racconto del legale, era finito ai domiciliari con l'accusa di rapina per la sottrazione di un cellulare. Posto ai domiciliari, il quarantenne era evaso una prima volta per fare la spesa. Arrestato, era stato portato dal carcere di Pordenone, poi rimesso ai domiciliari con il braccialetto elettronico per le sue precarie condizioni di salute. Il mio assistito, afferma Bertoli, era tornato a casa alle 16 di venerdì. Poi, a un certo punto della notte, si è tolto il braccialetto elettronico. Resta da capire, continua, se prima o dopo l'ora dell'omicidio. Stando alle prime stime del medico legale, il delitto sarebbe stato commesso tra l'una e le 2 di notte. Intanto, Paglialonga, che ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere, si è messo a disposizione degli inquirenti per i prossimi giorni. Dopo quasi 12 ore trascorse in questura, peraltro senza aver assunto la terapia farmacologica che sta seguendo, spiega l'avvocato, il mio assistito ieri non era lucido, ma c'è la massima disponibilità, conclude, a rispondere al PM Claudia Finocchiaro. Bertoli ha annunciato che la precaria situazione psicofisica dell'uomo, già dichiarata incompatibile con la carcerazione, sarà ribadita in sede di convalida dell'arresto davanti al GIP. Restiamo colpiti da questo avvenimento, ha affermato il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, in merito all'omicidio in Via della Valle. Purtroppo in una città di 100.000 abitanti cose del genere possono accadere ed è difficile prevenire tali episodi. Il primo cittadino ha commentato anche il fermo del vicino di casa. Se fosse vero che questa persona è responsabile, continua, i giudici dovrebbero riflettere prima di lasciare ai domiciliari persone potenzialmente pericolose. Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere comunale del Partito Democratico, Leonora Meloni. Ancora una volta è una donna a perdere la vita, scrive in una nota, vittima di una violenza spropositata e assurda. Il lugubre elenco dei femminicidi si allunga e ci lascia l'angoscia di un interrogativo. Si poteva evitare o ogni donna, conclude Eleonora Meloni, giovane o anziana, è una potenziale vittima? La morte di Lauretta Toffoli ha scosso le altre persone che vivono nella palazzina. Sentiamo che cosa ci hanno detto. È ancora grande la costernazione tra chi abita nella palazzina Ater di Via della Valle, dove ieri è stata uccisa la 74enne Lauretta Toffoli e dove era agli arresti domiciliari la persona fermata dalla polizia. I vicini di casa faticano a parlare di quanto è accaduto nell'edificio, solo pochi rispondono ad alcune domande al citofono. Ma lei la conosceva, la signora? Come si fa a non conoscere? Abito qui da 11 anni, certo che la conosciamo, persona, io posso solo dire, educata, gentile, riservatissima.
conosceva anche la persona che è stata fermata? E certo, conosciamo anche le vicissitudini, sì. Le pare possibile che possa essere stato lui? No, non mi permetterei mai, ci sono delle persone che hanno studiato più di me e che c'era la polizia scientifica che ha fatto dei rilevamenti. Tutto quello che abbiamo letto, cioè più di quello noi non sappiamo veramente. Io la conoscevo molto poco, però da quello che vedevo, sì, era una brava persona, insomma, ecco, ma non più di quello che, ripeto, che è stato scritto, tra cui anche questo, non saprei cos'altro dire. No, una persona bravissima, una persona tranquilla, bravissima. Cioè non posso dire, il resto non so, perché non è che abitiamo qua da tanto. Il corpo di un uomo è stato recuperato questo pomeriggio in una zona impervia tra Prosinicco e Platischis nel comune di Taipana. Il cadavere è stato individuato da alcuni cacciatori che hanno segnalato il ritrovamento alla stazione dei carabinieri. Sul posto sono giunti i militari della Guardia di Finanza di Sella Nevea, gli uomini del soccorso alpino, i vigili del fuoco di Gemona. Al momento l'identità dell'uomo, che non aveva con sé documenti, non è stata accertata. Potrebbe trattarsi del gradese scomparso proprio nella zona di Taipana. Non ci sono però conferme ufficiali in tal senso, almeno al momento. Un atto sconcertante, ingiustificato, ingiustificabile. Con queste parole i presidenti delle Camere Penali di Udine, Gorizia e Pordenone hanno condannato il tentativo di aggressione subita venerdì scorso dal difensore di Augusto Meran, Paolo Bevilacqua, da parte di un congiunto di uno dei due poliziotti uccisi dall'uomo dopo la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente. La decisione della Corte d'Assise, scrivono gli avvocati Raffaele Conte, Paolo Marchiori ed Esmeralda Di Risio in una nota, è pienamente conforme alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale. Pur rispettando e comprendendo l'immaginabile dolore provato dai familiari, concludono: esprimiamo la più ferma condanna, stigmatizzando ogni forma di aggressione fisica, verbale e via social a danni dei colleghi e dell'autorità giudiziaria. Ancora cronaca questa mattina: il motore di un'automobile ha preso fuoco sulla A23 mentre viaggiava tra Udine Nord e Udine Sud. Il guidatore, appena ha visto il fumo uscire dal cofano, ha fermato il veicolo, ha chiamato i soccorsi. Sul posto, oltre alla polstrada, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno avuto ragione dell'incendio in pochi minuti. Si è conclusa con la tradizionale sfilata la 93esima adunata nazionale degli alpini di Rimini, migliaia le penne nere friulane che hanno partecipato. È andato in scena oggi il gran finale della 93esima adunata nazionale degli alpini di Rimini, che ha visto coinvolte anche migliaia di penne nere friulane. Dopo due anni di stop, bande e fanfare sono tornate protagoniste sul lungomare di Rimini. Se l'entusiasmo è stato quello di sempre, i numeri sono risultati alla fine ridotti rispetto alle attese. In tempi pre-pandemia alla sfilata partecipavano 90.000 penne nere, a Rimini se ne attendevano 80.000, alla fine sono state poco più di 70.000. Così il cronoprogramma della sfilata è cambiato e le sezioni di Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto, che avrebbero dovuto partire alle 14, si sono messe in marcia con una quarantina di minuti d'anticipo. Tra le penne nere friulane anche il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin. Portiamo il simbolo del Friuli con tanto orgoglio a questa adunata. È il prologo di quello che succederà fra un anno a Udine, dove insomma gli alpini sfileranno ancora e alzeranno in cielo quella che è il loro messaggio di pace e di speranza e di gente che è abituata a fare non solo per le loro famiglie ma per la comunità e per tutta la società. Noi siamo presenti sempre dove c'è bisogno. Siamo partiti dopo il terremoto del Friuli del 76 e da quella volta, quando c'è bisogno di una mano, noi ci siamo. E siamo entrati da una realtà che abbiamo cominciato a lavorare subito. Nel 76 abbiamo cominciato subito a rimboccarci le maniche e lavorare. I ragazzi di oggi non hanno neanche la minima idea di quello che abbiamo fatto e di quello che hanno fatto i nostri padri, i nostri nonni e tutti. E Udine si prepara a raccogliere il testimone da Rimini per la prossima adunata. Siamo già in preparazione per i festeggiamenti, la donata, per l'organizzazione dell'evento, campamenti. Le penne nere sottolineano come l'impegno del corpo sia fondamentale anche in tempi di pace. Ma sempre solidarietà per gli alpini, volontariato e solidarietà. Perché fare la guerra? Per fare cosa la guerra? La guerra non, per me non esiste,
c'è la pace, gli alpini sono volontariato, assistenza e il resto, no? Due le dirette che Telefriuli oggi ha dedicato alla Dunata Nazionale degli Alpini. La prima questa mattina è stata aperta dal generale Francesco Figliuolo in collegamento da Rimini con il nostro Daniele Paroni. E poi nell'ultimo collegamento la testimonianza dell'alpino dell'ottavo reggimento Luca Barisonzi, tetraplegico, vittima di un attentato in Afghanistan nel 2011 quando era appena ventenne. Il generale, dopo l'importante incarico nella gestione dell'emergenza Covid che non si è chiusa e ha gestito tutta la situazione legata ai vaccini, adesso generale, intanto buongiorno. Buongiorno, buongiorno ai telespettatori del Friuli Venezia Giulia. E adesso sono il comandante operativo di Vertice Interforze e, per dirla in maniera molto sintetica, da me dipendono tutte le missioni e le operazioni in patria e fuori dai confini nazionali. Sono in questo momento circa 12.000 donne e uomini che tengono alta la bandiera della nostra patria in Italia e all'estero. Generale, che emozione vedere tutte queste penne nere. Noi non abbiamo mai avuto dubbi sui legami. Grandissima, era dopo due anni di silenzio, di solitudine, vedere di nuovo una grande socialità, l'umanità, i valori degli alpini qua a Rimini, bellissimo, davvero. Si aspettava da tanto questo momento e sono veramente contento e orgoglioso di poter essere qua in mezzo ai miei fratelli alpini. Io devo rendere grazie sempre all'esercito italiano perché, nonostante quello che mi è accaduto, non mi hanno mai lasciato solo. L'esercito italiano, gli alpini, sono sempre la mia famiglia e l'hanno dimostrato sempre. Senti, che valore ha quel numero 8 che hai il cappello alpino? Ha un grande valore per me perché io comunque all'ottavo sono diventato un alpino a tutti gli effetti. Ho potuto indossare questo cappello e mi hanno insegnato il valore dell'essere alpino fino in fondo. Noi siamo qua a non tanti chilometri di distanza, sta succedendo qualcosa in Ucraina. Sì, è un momento difficile per tutti e chiaramente il pensiero va anche a loro. Siamo al bollettino Covid, sono 433 i nuovi contagi da Covid rilevati oggi in Friuli Venezia Giulia su 1504 tamponi molecolari e 2276 tamponi antigenici effettuati. Il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva sale a 7, mentre quello dei pazienti ospedalizzati scende a 159. Inoltre oggi si è registrato un decesso, si tratta di una donna di 89 anni di Trieste, morta in ospedale. Si è svolta questa mattina a Terrazza Mare la cerimonia di inaugurazione della stagione balneare 2022 a Lignano Sabbiadoro. La stagione balneare di Lignano Sabbiadoro si è ufficialmente aperta questa mattina con la tradizionale cerimonia alla Terrazza a Mare. L'amicizia con una delle città austriache più fedeli a Lignano è stata quest'anno valorizzata dalla presenza del sindaco di Klagenfurt. I numeri lasciano intendere un ritorno alle presenze pre-pandemia. Preoccupa la carenza di personale. Non c'è struttura turistica che non sia alla ricerca di stagionali. Abbiamo dei dati che ci fanno ben sperare sia per quanto riguarda il mare. Oggi ci troviamo appunto a Lignano Sabbiadoro, ma anche per quanto riguarda le città del Friuli Venezia Giulia, quindi dei dati addirittura dovrebbero essere migliori a quell'anno dei record qual è il 2019. Insomma, una regione che si sta dimostrando sempre più terra per turisti, terra dove si vive bene, si sta bene e terra nella quale è piacevole venire a fare le proprie vacanze. Noi abbiamo investito forti quantità di denaro sia per treni ad hoc, si va a Vienna, si va a Salisburgo, si va a Lubiana, si vestono anche con bici e bus, con bici e treni, quindi mobilità lenta, ciclabili, vuol dire tutto quello che serve per attrarre il turismo in queste zone. La stagione ufficialmente è stata inaugurata oggi, ma eravamo tutti pronti già dal sabato scorso 30 aprile. Chiaramente complice un meteo non eccessivamente favorevole, non c'è stato, come molti ipotizzavano, un assalto alla spiaggia. Manca un po' di sole, ma insomma quello siamo sicuri che arriverà. I premi Primo Sole siamo riusciti a consegnarli sabato scorso da Butrio, Udine e anche a una coppia di vicino Brescia.
Salignano si fatica, come altrove peraltro, a trovare lavoratori stagionali. Un aiuto arriva dai profughi ucraini che nella località balneare friulana hanno trovato un'occupazione. Sono un centinaio, come conferma Enrico Guerin di Confcommercio. Enrico Guerin, come sta andando per quanto riguarda l'assunzione di personale stagionale? C'è anche questa possibilità quest'anno di assumere ucraini? Sì, devo dire che abbiamo ricevuto in ufficio diverse candidature, soprattutto da donne chiaramente, e ci sono diverse aziende interessate che chiaramente vengono a consultare i profili, e mi risulta che già diverse persone siano state assunte all'interno della località. E certo è più facile per quelle aziende che offrono anche l'alloggio, ma ci sono anche dei profili che vivono nell'entroterra e riescono con i mezzi pubblici o col mezzo privato a venire a lavorare a Lignano. Mi risulta che ci siano assunzioni per quanto riguarda le donne delle pulizie, quindi soprattutto negli alberghi e anche in qualche stabilimento balneare, e poi abbiamo anche qualche figura come manutentore. Poi ci sono anche delle cameriere che parlano qualche parola di italiano o di inglese, quindi riescono anche a relazionarsi con il pubblico. Se possiamo dare un numero di profughi che hanno trovato occupazione qui a Lignano? A un centinaio probabilmente. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie come sempre per la vostra cortese attenzione e buon proseguimento di serata. In compagnia di Telefriuli, arrivederci.